i polpacci, perché poi non ne parliamo, la donna si tocca il collo davanti, mostra il collo di dietro, ma l'uomo prova il famigerato, anche un po' la donna, brivido sulla schiena, perché è come il cane quando si eccita anche per l'ira, gli tira su la cresta, quindi questi peli che si rizzano provocano prurito. Da questo punto di vista del prurito, andiamo un po' a vedere un modo di dire, due modi di dire, un italiano e un napoletano. Attenzione, che quella è una persona cui salta facilmente la mosca al naso. A Napoli si dice stata corto, che chi le uno che gli è proprio naso, cioè facilmente si gratta il naso, che è la stessa cosa. Dentro al naso ci sono dei peluzzi che non sono altro che ciò che rimane delle vibrisse, dei baffi degli animali, dei gatti, eccetera. Quando si sta preparando un'eccitazione, ma anche un'ira, questi peli si rizzano anche loro e uno prova un prurito, perché là dentro le ghiandole sebacee, eccetera, eccetera, hanno questo richiamo e qui. Noi adesso chiediamo, sempre nell'ambito del corteggiamento, che cosa significa quando un uomo si tocca il petto davanti alla donna con cui c'è questa attrazione. Ecco, questi i toccamenti innanzitutto a se stessi, e in genere può essere reciproco. Comunque facciamo esempio dall'uomo. Si tocca e poi lei si va a toccare su se stessa nello stesso punto, o se lui si gratta l'avambraccio, anche lei tende a carezzarsi il suo, perché è un modo, si chiama anche questa prossemica, di immedesimarsi e avvicinarsi. In questo caso c'è il discorso del peluzzo, di cane o del capello. Se una persona nel corso di in presenza di una controparte si mette a cercarsi dei peluzzi addosso che non ha, questo è il massimo del disinteresse. Uno si concentra su se stesso e cerca il peluzzo che non ha, esattamente come i cani che si mettono a fiutare di pipì che non ci sono quando devono darsi un contegno. Se è l'altra persona che si avvicina, se invece è lei che si avvicina e cerca di togliere dei peluzzi posto che ci siano o non ci siano, è anche un modo questo di avvicinamento e di approccio. Mi raccomando, attenzione, tutto ciò deve rimanere lontano dal mettere a posto la cravatta, anche cosa che uno non farebbe nel corteggiamento. Quando si è già istituito un certo tipo di rapporto, si può mettere a posto la cravatta. E che cosa vuol dire? È più un atto di seduzione o è più un atto che ha a che vedere con un senso di maternità, con un senso materno? Attenzione, no, di seduzione jamais. Quando arriviamo a quella sufficiente confidenza che permette di mettere a posto non solo il colletto, come ha fatto lei, ma anche la cravatta, o tirar fuori quando c'erano le patelle delle tasche, cioè mettere in ordine, questo è già un gesto di vicinanza, ma di intimità in qualche modo creatasi. Invece andare a mettere a posto la cravatta a uno sconosciuto o un conosciuto da poco è un gesto che sicuramente, pensateci, può suonare come offensivo. Cioè, ma senti, guardati come va in giro. Questo lo si può fare tra persone già amiche. Una persona non amica che ti mette a posto la cravatta e sta dicendo: senti sciattone, come sei capitato qui? Comunque, siccome la tua sciatteria dà un po' fastidio, cerco di metterti a posto. Quindi è interpretato come un gesto di invadenza. Sì, comunque da parte di un gesto di rifiuto, che dovrebbe anche pensare che può essere capitato. E se due invece sono seduti a tavola al ristorante e toccano degli oggetti che non sono oggetti personali, non sono oggetti propri, ma sono il bicchiere, il piatto, le cose che si trovano sul tavolo. Ad esempio, se uno dei due lo spinge verso l'altro. Allora, mettiamo una situazione.
e tante volte mi divertivo anni fa a vedere nei ristoranti chi poi avrebbe pagato il conto, perché si capiva benissimo da questi atteggiamenti. Adesso forse è ancora più facile. Comunque, se uno dei due continua con qualche scuso a spingere i propri oggetti verso di lui o di lei, siamo la cosa assolutamente reciproca, è un tentativo, stiamo sempre dicendo, di non dico di colpo di fulmine, ma di momento di presa di contatto, di corteggiamento e robe simili. Quindi è un cercare di avvicinarsi, c'è anche questo fatto di allungare le mani verso l'altro lungo il tavolo. Però se lui non gradisce, in questo caso si mette seduto ancora più dritto dietro e magari si fa una bella muraglia cinese con gli oggetti che ha davanti, proprio per bloccare lei. Lei magari parla, guarda negli occhi, quello continua a masticare, e questo in genere è un atteggiamento proprio da, datemi il termine, fallocrate. Cioè, ragazza, poi dopo vediamo se qui mi è piaciuto, eccetera, eccetera, se ti saldo io il conto che stai cercando di pagarmi. Mentre la persona che si avvicina anche con il busto all'altro? Eh sì, sta continuamente cercando un contatto. Attenzione, questo discorso possiamo portarlo fuori, anche se abbiamo queste suppellettili qui, da un tavolo da pranzo, ma andiamo ad esempio a un primo colloquio di lavoro. Un primo colloquio di lavoro, allora il fatto di non starsene al proprio posto dal lato della scrivania e spingersi troppo verso la persona con cui stai parlando è sicuramente sbagliato, perché uno non sa stare al proprio posto. E soprattutto se la persona con cui stai parlando tu gli hai spostato questo o quell'altro, lo rimette a posto e si ritira ancora riccio, non è una cosa da farsi. Cioè, essere troppo confidenziali in questo caso e spingersi troppo avanti non va bene, si provocano reazioni. Nell'ambito del corteggiamento, passarsi la lingua sulle labbra, prima non l'abbiamo detto, però può succedere. Sì, attenzione, allora in questo caso qui siamo già al di là, al di là di un corteggiamento romantico, siamo a una induzione. Dice, quanto è buono, insomma. D'altro canto, stiamo andando su. Ma può essere involontario in un senso. Ah, certo, sì. Può essere involontario perché uno si sta umettando, sta sentendo quanto è buono, ma può essere involontario, ma è comunque una cosa che su cui bisognerebbe, tranne voler trasmettere un messaggio di abbona o buono, sarebbe bene trattenersi. Certo, se uno lo fa vuol dire che sta assaporando un presente che vorrebbe avere un futuro, però oserei dire, tra persone fatto involontariamente sarebbe meglio che non ci fosse, fatto volontariamente stiamo nuovamente dicendo e poi proseguiamo, ecco. Se invece la persona con cui è scattato il feeling replica come uno specchio i nostri gesti, questo cosa significa? È ancora un processo di immedesimazione, cioè lui si tocca qui, lei si tocca nello stesso posto, lui si sfrega qua, lei si accarezza lo stesso, cioè cerca di prendere quel gesto che lui ha fatto su di sé e portarlo su di sé. Se questo può essere possibile, sarebbe bello che fosse possibile. D'altro canto, spesso del flirt fa parte l'occhieggiamento, quindi girarsi e vedere, questo è molto bello vederlo nei bambini, perché è spontaneo, diciamo, questo fatto di guardarti sotto in su e vedere se tu guardi. Però anche fra adulti è un mi allontano un attimo e vediamo se mi segui almeno con lo sguardo. Per un uomo, nell'ambito del corteggiamento, mettersi i pollici dentro la cintura o dentro i pantaloni? Stiamo giocando al Far West, cioè lì è dove c'è il sostegno della spada e siamo sul simbolismo della spada, cioè
se vogliamo, anche torniamo a una certa componente elitaria, è l'homme panza, cioè qui ci sono e sono ben saldato. Guarda, da questo punto di vista,